Buonasera. Un lampo di genio. Scherzo naturalmente. Io mi sto chiedendo che il Movimento 5 Stelle aspetta il terzo mandato. Però naturalmente Grillo, il capitano, non accetterà mai questo, perché c'è un motivo normale, se pensate, perché a volte le cazzate sono quelle più giuste. Mandando il terzo mandato, il Movimento 5 Stelle sarebbe più libero nella scelta dei voti. Però essendo l'ultimo mandato, si accetta tutto quello che il PD vuole. E questo è quello che vuole anche Grillo. Perché la sedia e la poltrona, che poi non contano niente, non sono quelli fatti. Non è la sedia, è lo stipendio. 13.000 euro, io non l'ho mai preso al mese. Anche lavorando più di 8 ore al giorno, non l'ho mai arrivati. C'è qualcuno che ne prende 18.000. E qualcuno che ne prende ancora di più di 18.000 al mese. Prende perché non sono meritati, ma li prende. La Costituzione lo dà. Quindi, essendo legati al secondo mandato, per tenere questi soldi, per tenersi la poltrona, per tenersi il posto ben pagato, il terzo mandato non ci sarà mai. Così, a scadenza col secondo, per non uscire, si vota tutto contro il principio morale, però si vota per avere lo stipendio. Quindi non ditemi che Grillo o Casaleggio, che vuole il terzo mandato, o il Bibba, riusciranno a vincere queste cose qua. No. Il secondo mandato è il limite per il momento, poi cadrà il governo, perché forse ancora prima della fine del mandato. Ma questo è il motivo. Grillo vuole, perché è già un piano prestabilito da anni, non è che sia una cosa di dopo o di adesso, a consentire al PD di fare quelle cose che fanno. Quindi il motivo è secondo mandato, così tutti accettano i parlamentari, i senatori del PD, quello che viene impostato a loro dal PD di fare quello che vuole. Questa è una programmazione, non è che sia una cosa che è successa adesso. Già si sapeva, già lo sapeva Grillo, forse Casaleggio, non lo so, il padre, forse non lo accettava questo, ma non l'ha mai saputo, mai capito veramente. Vediamo il cambiamento di 5 Stelle. Apriamo la scatola di tonno, sì, l'hanno aperta, ci sono infilati dentro, nell'olio d'oliva o nell'acqua, non lo so. Però si trovano bene e galleggiano e nuotano lì in quell'acquetta. Va bene ragazzi, vi saluto, alla prossima riflessione. Ciao, buonanotte.